Buonasera a tutti, un saluto ai nostri amici ed amiche che ci seguono sulle frequenze di Liberi TV. Un ringraziamento particolare va a Donato Volpicella che gestisce la regia. Questa sera per Liberi al Pub, il seguito di una puntata andata in onda di Spazio Certi Diritti, dal titolo provocatorio, il titolo è "Cambiare orientamento sessuale è un diritto?". La parola ai nostri ospiti. Abbiamo come ospiti per l'appunto, partecipano al programma, Gianmario Felicetti, coautore del libro "Certi diritti che le coppie conviventi non sanno di avere", dell'associazione radicale "Certi diritti", Lavinia Durantini, che invece è presidente di EOS Arcigay Cosenza. Poi abbiamo Lida Pismara e Andrea, che sono gli ospiti della puntata precedente e che, se avete visto il video, conoscete. Adesso, la prima domanda dovrebbe essere una domanda, al seguito, insomma, delle polemiche che ci sono state. Però io voglio cambiare il modus operandi della puntata e vi voglio leggere uno stralcio delle 135 email. Ho ricevuto 135 email tra email e messaggi privati sul mio profilo Facebook che mi sono arrivate scaturite dalla puntata appunto che ci ha preceduto. Faccio una piccola premessa: abbiamo circa un'ora a disposizione, ma per una questione organizzativa io proporrei di non superare a risposta i 3-5 minuti e possibilmente di fare il giro uno alla volta. Io ho le domande e io voglio iniziare appunto con leggervi la prima mail che mi è arrivata, il primo messaggio che mi è arrivato, e viene da Max89 che dice: "Non credete che la colpa del volere a tutti i costi cambiare un modo di essere naturale sia da ricercarsi nella non accettazione e accoglienza da parte di persone come voi che vedono tutto questo come una malattia?". Partiamo subito da Lida Vismara che diciamo, ha innescato questa reazione, ecco. Ok, allora io rispondo citando tre casi dove nessuno può contestare niente, perché ci sono tantissime persone, anche già identificate in gay, che in realtà sono divise tra due emozioni, per due sessi diversi, quella dell'amore romantico e quella sessuale. Quello che in teoria verrebbe chiamato cambiare l'orientamento sessuale, in realtà è un riequilibrare le due emozioni secondo la priorità della persona. Nessuno può arrogarsi il diritto di decidere per l'altro quale de delle due emozioni deve essere più importante per lui, al punto di essergli d'impedimento se necessita di terapie per raggiungerla. Poi, fin quando non si dimostrerà scientificamente che la struttura degli organi e della loro funzione è cambiata e quindi non ci saranno più lesioni e deformazioni dell'uso improprio del corpo e che tutte le persone non eterosessuali potranno procreare senza ricorrere agli specialisti, la persona ha diritto di scegliere lei stessa il genere di specialista e il tipo di cura, poiché si sente lesa e compromessa nel corpo, in conformità alla scienza e alle leggi. Corpo sano, mente sana e viceversa. E infine, fin quando non si porterà la prova scientifica che la scienza sulla neuroplasticità non è vera e che Andrea e tutti gli ex gay non esistono, sono infelici, depressi, nessuno può più avanzare alcun diritto di impedimento all'autodeterminazione delle persone. Avere le stesse emozioni sessuali non obbliga a priori a fare le stesse scelte di vita. E queste sono solo tre esempi dove nessuno può più discutere e passo la parola a qualcun altro. Bene, allora io passerei la parola alla Lavinia Durantini che mi viene almeno progressivamente sul video subito dopo, poi c'è Gianmario e facciamo parlare Andrea. Facciamo così. Lavinia, se vuoi puoi Allora parlare tu, puoi io rispondere. Ti posso anche sì. rileggere se vuoi la domanda, o meglio, la domanda che mi è stata posta era: non credete che la colpa di voler cambiare a tutti i costi un modo di essere naturale sia da ricercarsi nella non accettazione e accoglienza da parte di persone come voi che vedono tutto come una malattia? Questa è la domanda di Max89. Ecco, allora io credo che sia, sì, in grossa parte sia questo. Allora, io credo che bisogna sempre distinguere le varie possibilità che ci sono, come per, nel senso opposto, c'è tanta gente che nel corso della sua vita magari si rende conto di ha vissuto da eterosessuale, ha avuto magari una moglie o un marito e poi si rende conto invece di essere omosessuale. Questo può avvenire anche nel senso opposto, cioè ci può essere una presa di coscienza personale e sessuale più tarda. Però
Però è verissimo, ed è una cosa che non si può negare, è innegabile, che tante persone intraprendono questo tipo di percorsi perché spinte a questo livello da familiari, da amici che non accettano, da persone che giudicano, dalla società che parla di persone malate, disturbate e sbagliate. Questo per persone che hanno magari un carattere per cui viene molto ferito da questo tipo di comunicazioni, ovvio che poi cerca la soluzione più veloce, che è quella di adattarsi in qualche modo a quello che la società vuole. Questo non è veramente innegabile, sarebbe nascondersi con la testa sotto la sabbia e dire che non c'è nessuna pressione esterna della società in questo tipo di cose, perché finché la società ha accettato l'omosessualità, gli omosessuali, non mi risulta che nella Roma antica si parlasse di omosessuali che improvvisamente cambiavano orientamento perché cercavano aiuto in questo senso. Questo è nato quando la società ha detto che era sbagliato. A quel punto la sessualità è diventata qualcosa di morboso. La stessa signora Lido l'altra volta parlava di sessualità e di sentimenti omosessuali che vengono alimentati da pornografia, da masturbazione, cioè sembra il senso di qualcosa di sporco, e si spinge la gente a cercare, fra virgolette, di ripulirsi per star bene alla società. Capito. Perfetto, passiamo la parola a Gianmario Felicetti. Gianmario, vuoi dirci tu qualcosa di più? Sì, assolutamente. Io penso che è proprio importante capire questo punto, nel senso che quando una persona si presenta da uno psicologo perché ha disagio nei confronti del proprio orientamento sessuale, è molto importante che lo psicologo, che deve essere un professionista in tutti i casi, mai che siano sacerdoti o padri spirituali, quindi questo professionista deve sempre dare importanza a fare in modo che, cioè non di dare una soluzione preconfezionata e quindi dirgli ok, la soluzione sta nel fatto che tu devi cambiare l'orientamento sessuale come stai chiedendo. In realtà la persona deve risolvere i propri problemi, quindi deve risolvere soprattutto il proprio disagio, a prescindere dall'orientamento sessuale. Una volta che una persona è serena con se stessa, a quel punto, come tutte le persone di questo mondo, sapranno capire da se stessi qual è il suo orientamento sessuale e basta. Ma uno psicologo non può servire per farti costruire, ingegnerizzare un modo per trasformare o modificare, no, l'orientamento sessuale. L'orientamento sessuale fa parte di te e è una cosa che può evolvere, per carità, nel tempo come evolvono le persone, ma non attraverso una iniziativa metodica, metodologica, attraverso sulla base di una teoria, no? Ma semplicemente sul fatto che una persona piuttosto può lavorare su quelli che sono i suoi disagi interiori e non sull'orientamento. Una volta che uno è sereno, il proprio orientamento se lo trova da sé, come tutte le persone di questo mondo, perché io non ho mai visto un eterosessuale che va dallo psicologo per diventare gay, cioè. Va bene. Andrea, invece tu cosa pensi dell'affermazione di questo ragazzo? Io, vabbè, riferito a tutte le affermazioni, sono d'accordo su diversi punti, non d'accordo su altri. Ovviamente esiste, è innegabile che ci può essere una pressione da parte della società per la non accettazione o la stigma, la condanna di questo tipo di orientamento. E quindi certe persone possono essere spinte a non essere libere nel percorso che vogliono fare, però è altrettanto vero che ci sono persone che sono, magari hanno vissuto la propria omosessualità e a un certo punto hanno percepito che questa non era parte del loro essere, e come ci possono essere tante persone che magari non hanno vissuto concretamente la propria omosessualità, ma percepiscono fin da subito che è una cosa che non fa parte di loro, ma che si è costruita col tempo. Quindi ovvio, bisogna riuscire a scindere ciò che non ci rende più liberi, quindi quali sono le influenze delle altre persone nelle nostre scelte, e poi cercare di fare da uno psicologo, come dire, io l'ho fatto purtroppo tra virgolette da solo, però di riuscire a capire che si può cambiare, nel senso, liberamente, senza, nessuno qua sta parlando di una terapia obbligata verso queste persone. Le persone che vanno lì o sono state spinte dai propri familiari, dal giudizio sociale, o sono persone libere che hanno la percezione di sé che possono cambiare.
e quindi deve essere concessa la libertà a queste persone di poter indagare nel proprio io e nella propria vita se questa omosessualità è derivata da qualcos'altro. Il problema che oggi mi sembra un po' di assistere è il rischio che si sta passando dalla parte completamente opposta, cioè adesso una persona che va da uno psicologo spesso può sentirsi dire: ma che problema c'è, ti devi accettare come omosessuale. E stasera mi è stata semplicemente data conferma di un ragazzo che non percepisce se stesso come omosessuale, sta cercando di capire, non sa bene qual è la sua propria identità, ha cercato di intraprendere la strada dell'analisi e gli è stato risposto: ma che problema c'è, ti devi accettare come omosessuale. E questo ragazzo ha preso e se n'è uscito e dovrà farsi un percorso da solo o non sa bene da chi andare. E così Andrea, io volevo diciamo approfittare di un'altra mail che mi faceva ritornare a un servizio delle Iene di qualche giorno fa, non so se qualcuno di voi l'ha visto, che è stato tra l'altro linkato spesso su Facebook. Un ragazzo, Joe77, mi manda un passaggio di questa intervista dove dice: anche le Iene qualche giorno fa hanno realizzato un servizio sui gruppi di guarigione ed alla fine è emerso che secondo questi preti e persone addette le cause che conducono all'omosessualità sono la mancanza di fede in Dio, un cattivo rapporto con la madre, il desiderio di quest'ultimo di avere un figlio di sesso femminile ma in realtà nasce un maschio, eccetera eccetera. Io voglio continuare un attimo con Andrea, dopodiché facciamo il ritroso già Mario, Lavinia e di nuovo Alida. Secondo te ci sono delle cause a questo punto che non lo so, queste sono le teorie che danno all'interno di questi centri dove alcune persone in disagio si rivolgono. Tu da ex gay, come ti sei dichiarato nell'ultima puntata, qual è la cosa che ti spinge invece a voler cambiare il tuo orientamento sessuale? Allora, non do un'opinione sul servizio che c'è stato alle Iene, perché sennò uscirei magari dalla domanda. La cosa è, sì, possono essere delle cause e spesso viene citata, no? Penso che gran parte di voi l'hanno letta, la famiglia triadica, quella di un padre, per quanto riguarda un omosessuale maschio, un padre assente, distante emotivamente, una madre molto presente, molto quasi oppressiva, accentratrice. E questo io l'ho riscontrato sia nella mia famiglia e sia in tante altre testimonianze di altri ragazzi e sia in ragazzi omosessuali che conosco, che hanno continuano la loro vita come omosessuali. Io, conoscendoli, ho notato anche questo. Ovvio, non è che è obbligatorio, nel senso, non bisogna mai schematizzare tutte le cose e incanalarle in pacchetti preconfezionati, quindi se non tutti gli omosessuali lo diventano per questo motivo. Sicuramente l'educazione o il proprio vissuto all'interno della famiglia ha un'influenza, tant'è vero che io quando ai tempi nella mia ricerca personale mi mise a leggere cosa si diceva nelle terapie riparative di Nicolosi, lessi questa cosa, mi arrabbiai, nel senso la rifiutai completamente. Pensavo fossero tutte boiate, cosa che invece mi sono ricreduto poi quando più serenamente ho affrontato il discorso. E sì, come dire, anche per esempio la cosa del mio padre voleva un figlio maschio, quindi ci può essere, nel senso non è sufficiente. Ci sono persone che magari hanno il padre che voleva il figlio maschio, ma non diventano omosessuali, cioè non è categorico. Però sicuramente bisogna vedere, individuare dentro di sé se queste cose hanno inciso sulla propria identità. Cioè un percorso che uno può fare, deve fare per forza con se stesso e può essere aiutato da uno psicologo. Ho capito. Va bene Andrea, passo un attimo la parola a Gianmario se ha qualcosa da dire su questo servizio delle Iene e se lo ha visto, comunque su quello che è stato diciamo dichiarato in questo servizio, almeno da quello che mi riporta Joe77.
Sì, io il servizio l'ho visto perché una mia collega mi ha avvisato su Facebook e quindi ho subito cambiato canale. L'ho visto con interesse perché io sono stato diversi anni in teoria riparativa con uno psicanalista e quindi tra l'altro sono andato volontariamente anch'io, quindi so un po' cosa significa voler cambiare il proprio orientamento sessuale. Quello che fa vedere molto bene quell'articolo è che effettivamente al di là poi di tutte le buone intenzioni che ci possono essere in alcuni casi, in realtà nella maggior parte dei casi le persone che si cimentano nel voler aiutare gli altri a cambiare, a modificare il proprio orientamento sessuale solo da gay a etero, avviene questa cosa, in realtà lo fanno spesso in un contesto in cui le persone non sono libere, prima di tutto perché soffrono e non vengono aiutati a eliminare, a risolvere questa sofferenza, ma vengono aiutati a cambiare l'orientamento sessuale. Non sono liberi perché a volte sono costretti dai genitori a fare questo percorso, e una persona, uno psicologo, quando fa queste cose ovviamente deve non accettare questa situazione, perché solo liberamente si possono affrontare percorsi psicologici. Inoltre queste persone non sono libere perché ad esempio hanno paura. Lì faceva chiaramente il discorso di un ragazzo che si confidava a telecamere nascoste, che diceva: vabbè, ma se io lo dicessi a casa mi caccerebbero di casa. E qui si ritorna alla domanda di prima: è ovvio che la maggior parte degli omosessuali hanno paura, e non sempre queste paure sono chiare a noi stessi, perché tante volte le paure in qualche modo sopprimiamo e le trasformiamo in qualcosa di diverso, cerchiamo di sfogare le nostre paure e trovare un capro espiatorio nell'omosessualità piuttosto che sul fatto che invece non riusciamo ad accettare che dei genitori possono avere dei pregiudizi nei confronti di quello che siamo veramente. E soprattutto mi ha colpito il fatto che quelle persone non erano psicologi. Cioè, purtroppo il mondo delle cosiddette teorie riparative, che poi non siano riparative, che non siano teorie, però ci siamo capiti, questo discorso, magari ci sono degli psicologi che fanno le cose seriamente, speriamo, nella loro buona fede, però di sicuro è pieno di persone che intorno, come le mosche intorno al miele, che girano all'intorno e non sono né psicologi, non sono persone adatte a fare questo lavoro, che tra l'altro commettono un crimine facendo questa cosa, e in realtà dovrebbero semplicemente starsene da parte, soprattutto se consideriamo che sono persone che stanno nel mondo spesso della Chiesa cattolica, piuttosto che curare gli omosessuali, dovrebbero ben curare i tanti casi di pedofilia che c'hanno in casa loro, perché poi mi fa proprio ridere, no, che di cliniche per curare i pedofili la Chiesa non ne fa nemmeno una, però di cliniche per curare gli omosessuali che sono costretti a farlo o perché hanno paura o perché sono costretti ai genitori è pieno. E questa cosa qui è ovvio che secondo me assolutamente rovina poi tutto quel discorso ipoteticamente anche positivo che potrebbe esserci intorno a questo argomento. Chiaro, Gianmario. Passiamo la parola a Lavinia. Lavinia, tu da donna cosa pensi? Innanzitutto io sottolineerei quanto sia già solo indice di malafede e di non vera convinzione di quello che poi viene detto in questi discorsi, il fatto che questi tipi di attività, di teorie riparative, di correzione, di salvataggi, esistano solo in un senso, solo dall'omosessualità all'eterosessualità. Chissà perché nessuno si è mai posto il problema di aiutare, di rettificare, di accompagnare nel cambiamento un etero che voglia diventare omosessuale. Chissà perché questo non esiste, chissà perché è solo dall'omosessualità che si fugge o si spingono via le persone. Poi si cercano motivazioni per cui teoricamente io sarei lesbica perché mia madre non c'era o perché mio padre era assillante, non mi sembra. Cioè, che discorso è? Io vi assicuro, ho avuto una famiglia con un padre e una madre presenti, sono lesbica lo stesso, cioè. Il cercare sempre una motivazione. Poi è ovvio, ripeto, come dicevo prima, è ovvio che in ogni cosa può esserci l'eventualità in cui una persona abbia delle motivazioni recondite, psicologiche e non, per cui ha un orientamento sessuale piuttosto che un altro, ma là non è nemmeno l'orientamento sessuale che viene influenzato da questi eventi, è l'atteggiamento. Questo tipo di attività non influenzano l'orientamento sessuale, che è una cosa innata, influenzano l'atteggiamento che poi però si ha nei confronti dell'altra persona o della società, perché è quello che può essere modificato, non il proprio orientamento che si ha veramente, che è insito in se stessi.
per cui si va a cercare delle motivazioni per cui la gente debba comportarsi in un certo modo, delle motivazioni per cui tu debba sentirti sbagliato, perché tu fai così ma perché ti hanno trattato male o perché qualsiasi altra cosa, e allora devi essere spinto verso la giusta via, verso la giusta parte. Perfetto Lavinia, io vedevo Alida che scuoteva la testa, quindi a questo punto passo la parola proprio ad Alida. E Alida, siamo in video, siamo in diretta, quindi si vede il volto, si vedono le espressioni, vedevamo le espressioni di Andrea, di Gianmario e vedevamo anche la tua che scuotevi la testa quando Lavinia affermava alcune cose. Innata, a questo punto, quando ho detto innata. Cioè, come? Detto? Si continua a parlare dell'orientamento sessuale come fosse chissà una cosa innata, come ha detto Lavinia, cioè è un'emozione, non esiste alcuna emozione che è innata. Le emozioni si creano nella vita da piccolissimi, crescendo, in base alla famiglia, in base a quello che incontri, in base alla tua sensibilità. Non esiste emozione innata, bisogna capire che la sessualità è un'emozione, punto. Non è un orientamento sessuale, non fa parte della tua fisicità, viene tutto dalla mente, come tutte le emozioni sono tutti fuori. Finché non riescono a capire questa cosa parleranno sempre in modo sbagliato. E certo che la famiglia c'entra, c'entra tutto quello che incontrano le persone, e se lo sapessero le famiglie, i ragazzi non avrebbero più paura di parlare con le famiglie, perché la famiglia saprebbe che lei c'entra anche, e aiuterebbero questi ragazzi, non li butterebbero fuori di casa. La mancanza di informazione corretta che sta creando l'omofobia, che sta creando tutte queste cose, anche le associazioni religiose, ma tanto di cappello che ci sono, perché ci sono? Perché non ci sono gli altri specialisti? Questi ragazzi, il ragazzo che hanno interrogato, ha detto chiaramente che ha nel cassetto il suicidio, e grazie forse a quelli lì che lo stanno aiutando che non si è ancora suicidato. Quanti giovani, ma io dico 120 giovani ogni anno, adolescenti, si suicidano in Italia. Ma siete andati a vedere il perché? Ma chi vi dice che non ci siano 20, 30, 40 ragazzi che sentono questa sensazione, e voi gli avete detto che non c'è più niente da fare e magari vanno a suicidarsi senza fare parola con nessuno? Non sono il ragazzo dai pantaloni rosa, sono ragazzi che stanno zitti, che fanno fine alla sua vita senza che nessuno sa il perché, e dietro a queste cose ci sono tutta una mancanza di informazione, un mucchio di bugie. Ma voi salvate le vite se dite la verità. Perché bisogna essere omosessuali a tutti i costi? Perché bisogna... gli psicologi devono aiutare i ragazzi, devono vedere cosa vogliono veramente, sono loro che devono vederlo. Se tutti mettono... perché hanno chiuso tutto? Contro anche l'APA, l'APA è contro queste cose. Chi è arcigay? Ma chi è una società politica che si permette di intervenire, di dettare legge? Cos'è questa dittatura? Marcigay non c'entra un cavolo con le persone omosessuali, c'entra con chi vuole c'entrare con loro. Ma le persone, attenzione, che adesso Alida, aspetta un attimo, perché qua c'è Lavinia che praticamente è presidente di un circolo arcigay, quindi io credo che sia persona titolata e vorrei capire se qui a parlare a nome di Lavinia, certo, o nome di arcigay. Vorrei proprio capire a nome di chi è qui a parlare. No, io credo che Lavinia... ecco, esatto, io penso che Lavinia sia entrambe le cose, perché è lesbica, quindi come persona, diciamo, informata sui fatti, sarebbe il caso di dire, quindi interessata, sia come presidente di... Vorrei capire, qui a parlare a nome di lei, come lesbica, o nome di arcigay, perché sono due cose completamente diverse. Noi non ce ne frega niente di cosa pensa arcigay. A me interessa la tua opinione, è una cosa, ma è soltanto... Un attimo soltanto, perché allora innanzitutto io volevo dire che, come i nostri amici ascoltatori sanno, ma come sapete anche voi, c'è una chat. La chat, non vi dico, si sta scatenando ed è di tutto e di più, ci sono domande di tutti i tipi e alcune non le posso leggere perché meglio evitare, però c'è, io vi voglio leggere un attimo, c'è un nome, se siete andati sul canale YouTube, il video è stato commentato da tantissime persone. C'è un nome in particolare, un ragazzo che si chiama Levin, Levin88 sul canale, Levin soltanto qua, ne ha dette insomma di tutti i colori, ed sono tutte riferite, vabbè, ad Andrea e a Dalida,
Sono riferite soprattutto ad Andrea. Dice: Andrea, come ha fatto, in che modo specifico, ad avere un'attrazione sessuale e sentimentale per un uomo e a cambiarla per una donna? Come ha fatto a farsi piacere il sesso femminile? E poi, visto che adesso Alida parlava di suicidio, un altro ragazzo, Costardo, ha scritto: forse chi pensa al suicidio sarà perché non viene accettato per quello che è. Adesso io lascio un secondo la parola da Lida, perché è rivolta, diciamo, a lei alla fine questa, e poi voglio dare la parola a Lavinia, che è stata chiamata in causa come arcigay o comunque come come lesbica, come ragazza lesbica. Lida, puoi rispondere se vuoi. Sì, cioè il suicidio dei minori viene da una forzatura, può essere una forzatura a voler obbligare a cambiare una persona. E quello sono la prima io a condannare. Una famiglia non può obbligare un ragazzo ad andare a cambiare, a forzarlo, magari quando lui è innamorato di un compagno, di un coetaneo, ed è felice, perché non cambierà mai, perché il suo sentimento è quello. Quella è una forzatura, e quella è una cosa che porta al suicidio. Ma anche il contrario, una forzatura nel dire: tu devi accettarti, tu devi essere quella cosa, quella sensazione che senti, che invece si può cambiare, non c'è niente da fare. Io li ho visti tantissimi ragazzi nei web a chiedere aiuto e dicevano: voi siete la mia ultima alternativa, ditemi se c'è una possibilità, perché io sennò veramente giuro mi suicidio, io non voglio essere. C'è gente, è un istinto che hanno le persone di dire: io voglio una famiglia, voglio dei figli, voglio dare un padre, una madre ai miei figli, li voglio. È un istinto innato che hanno dentro la gente. Non è solo che l'omofobia, ma nessuno ci pensa all'omofobia, chi si suicida. Se ecco, riallacciamoci, non so, a quello psicologo americano che si è suicidato, che stava scrivendo un libro per la felicità dei gay, 40 anni aveva, ha scritto una parola quando si è suicidata, drammatica, non ha detto: è per colpa dell'omofobia che mi sto suicidando. È per la mancanza di informazione, ha detto. È una menzogna basata sulla cattiva informazione. Perché ha detto così? Andate a cercare a fondo tante cose. Io non dico che non esiste la felicità tra omosessuali. Non lo dico questo, non lo posso dire. Però ci sono tanti problemi. Non è tutta quella bello, felice e tutto. I ragazzi lo sentono come istinto che vanno in cosa, ma non è solo l'omofobia, anche, non so, il fatto di avere rapporti, la fisicità porta a delle conseguenze fisiche. Ci sono tantissimi motivi, il sogno di avere una moglie. Devo lasciare la parola. Beh, aspetta, Alida, tra l'altro in una di queste email che mi è arrivato, diceva proprio questo, cioè: ma le famiglie omogenitoriali, quindi le famiglie di due uomini e di due donne, perché comunque anche quelle sono riconosciute in alcuni stati, e tranne che in Italia, non sono famiglie, non sono anche quelle simbolo, diciamo, di amore, poi indipendentemente da quello che qualcun altro può pensare, anche là esiste la felicità, e non essere estremizzata come magari in molte situazioni mediatiche viene estremizzata, quando invece è una situazione di quotidianità e di normalità. Tu cosa ne pensi di questo? Visto che adesso dicevi, mi hai tirato, diciamo, quasi la seconda domanda. Io sono contraria, già insomma, col fatto come fanno, cioè io sono d'accordo che ci vuole un padre e una madre, è il meglio. Non dico che tra due uomini, due donne non può crescere un bambino bene, può anche crescere. E anche tra una famiglia normale ci possono essere mille mancanze, non dico che è una regola assoluta, però la regola e il meglio è dare un padre e una madre a questi bambini, e anche come vengono concepiti, specialmente dagli uomini, io non sono d'accordo, perché c'è uno sfruttamento della donna in India, da tutte le parti, ci sono già associazioni, ho visto un ragazzo che diceva: voglio essere padre, gli si è presentata un'associazione che viene dall'Ucraina, che gli proponeva che lui poteva essere padre anche senza avere un amico né un compagno, che ci ha proposto i prezzi ribassati dei bambini. C'è in giro adesso un mercato su questa cosa dell'omosessualità che è incredibile, offrono i bambini così, vieni, scegli la donna, e chi c'è dietro? Ma no! Giuro, lo posso mandare domani, c'è scritto: vieni, puoi scegliere prezzi bassi,
E chi c'è? Magari povere ragazze sfruttate, dove non vengono messi dentro come in America l'ovulo di uno e tutte queste cose, costano troppo, prendono la ragazza, la mettono incinta e gli fanno dare via il suo bambino. Cioè bisogna fare attenzione a tutte queste cose, stiamo creando veramente un disastro. Alida, guarda, passo brevemente la parola a Lavinia, anche perché guarda, la chat sta mandando domande a tutto spiano, cioè se io ve le dovessi leggere qua dovrei tenere un paio d'ore, io vi dico solo un paio, guarda, allora, ce n'è una per esempio fatta poco fa che dice: costardo sempre, se la gente fosse libera di vivere come vuole senza essere giudicata ad ogni passo tanti problemi non ci sarebbero. Poi Incostante dice: mo sbrocco. No, vabbè, comunque lasciamo perdere, non leggo il pezzo perché poi dopo dice altro, vabbè. Lavinia, tu cosa pensi? Dai, sei stata chiamata in ballo. Allora, io rispondo a un po' di cose, ce ne sono state un po', per cui rispondo prima a quelle di prima. Si è inalberata quando ho parlato del fatto che l'omosessualità è innata, e lei dice che non lo è perché è mentale, perché il carattere è dato dalla mente, è dato da come vieni cresciuto, è innato. Il carattere si può livellare, si può adattare, si può smorzare, si può uccidere per andare bene agli altri, ma il carattere ce l'hai. Ci nasci col carattere, poi lo puoi adattare, però ci nasci. È la stessa identica cosa. In che veste sono qui? Sono qui in veste di lesbica, sono qui in veste di figlia di arcigay, di persona politicamente interessata, di futura madre, di figli che non saranno trattati così, di un sacco di cose, signora Lida. Non ho bisogno di classificarmi in una sola categoria perché abbia un senso quello che sto dicendo stasera. Prima si parlava di perché i figli vengono buttati fuori di casa, perché se la famiglia sapesse che anche colpa sua non li butterebbe fuori di casa, ne è davvero così convinta? Perché a quel punto tutta la gente che è convinta che sia colpa loro e che li manda a queste teorie riparative, perché lì gli dicono che anche colpa loro e dovete perdonarci, è la stessa gente che però gli dice: o vai a farti ricoverare, curare, aiutare, o ti sbatto fuori di casa. Il giro è sempre lo stesso. Le persone che buttano fuori di casa i figli sono persone intolleranti, sono persone che non capiscono e che pretendono che i figli vadano dietro a quello che loro hanno deciso sia giusto o corretto per sé. Questo è il discorso, perché se questo discorso non venisse fatto sui figli, nessuno sentirebbe bisogno di giudicare, di spingere o di spronare qualcuno a essere in un modo o nell'altro. È verissimo che gli psicologi sbagliano anche quando dicono: a prescindere devi accettarti. Come diceva prima Gianmario giustamente, è necessario che ci sia uno psicologo, proprio perché lo psicologo deve saper distinguere, analizzare, per distinguere quando proprio il senso di mancanza e di dolore è dovuto alla società e quindi a non accettarsi perché c'è una pressione esterna, e quando è dovuta invece a una giustificata ricerca della propria sessualità. Questo uno psicologo lo sa fare, un invasato cristiano che decide che, così che dicevano in quel video, che è contro Dio, che si fa per il potere contro Dio, che chi non crede in Dio diventa omosessuale e cose del genere. Persone del genere non sono in grado di aiutare un ragazzo a capire perché sta andando lì a farsi aiutare. Non lo sono, e quindi non sono in grado di dargli una risposta che sia efficace. E per quanto riguarda i figli, quindi il fatto che ci debbano essere un padre e una madre perché è la regola, perché deve esserci una regola, quello che deve essere una famiglia? La famiglia non deve seguire una struttura, non è un pacco preconfezionato in cui a un certo punto i buchi sono quelli, là ci va una donna, là ci va un uomo e devi solo riempire i tasselli. La famiglia si crea su tante basi, su affetto, su rispetto, su amore, su reciproci intenti per il futuro, su tante cose. Non c'entra la sessualità di uno o dell'altro, non c'entra assolutamente. E il mercato dei bambini, signora Lida, non è nato nel 2013 quando gli omosessuali hanno cominciato a chiedere bambini. Il mercato dei bambini lo sa quando è nato? Quando gli orfanotrofi hanno smesso di dare bambini in adozione perché ci guadagnano soldi dagli stati. Quando gli stati a due genitori che vogliono avere un bambino fa penare l'inferno per avere bambini. I bambini li vanno a comprare all'estero anche ai genitori eterosessuali, e non perché siano delle cattive persone, il mercato dei bambini o quant'altro, perché all'estero, in paesi come in India, in Cina o tanti altri posti dove hanno tanti bambini e gli orfanotrofi pieni, i bambini li danno. In Italia non te li danno. Io conosco famiglie che hanno passato anni ad avere bambini in orfanotrofi che non gli hanno mai dato. Famiglie che li sono andate a conoscere a 3 anni e se li sono portati a casa a 11-12 anni.
È questo che alimenta il comprare i bambini, non il fatto che gli omosessuali pretendano giustamente il diritto a farsi una famiglia, a prescindere da come lo facciano, utero in affitto, un'amica che voglia partorire il figlio di due suoi amici o quello che sia. Quelle sono discussioni personali e sono cose fatte in legalità, purtroppo, all'estero, perché l'Italia a questo livello ancora non è arrivata. È l'Italia che ci rende persone che fanno cose scorrette, l'Italia ci rende persone che vanno a fare cose che sono qui contro legge, perché non ci dà quello di cui abbiamo bisogno e dobbiamo andarcela a prendere all'estero, e lo possono fare, come giustamente diceva lei, sono le persone che sono sfondate di soldi, perché io non avrò mai i soldi per permettermi l'inseminazione artificiale all'estero, non l'avrò mai. E questa è una pecca italiana, non una mia pecca nel voler avere una figlia da lesbica, e questo è il problema. Ok, Lavinia, passo la parola a Gianmario, sei stata molto chiara, passo la parola a Gianmario. Gianmario, tu cosa hai da dire? Volentieri, tra l'altro concludo solo quello che ha appena detto Lavinia, ovvero per non parlare della possibilità delle adozioni, perché poi appunto tutto questo discorso di come fare figli, che può sembrare tanto strano ma non lo è per niente, in realtà si può risolvere benissimo con il fatto che se si potesse adottare, penso moltissime coppie omosessuali adotterebbero senza nessun problema, senza andare in nessuna nazione, che sia l'America o l'Ucraina, a cercare dei figli biologici. Inoltre io volevo ringraziare Lavinia, perché il suo, diciamo, il suo percorso è molto, diciamo, da attivista, diciamo così, per cui mi permette a me di parlare un po' più dal mio punto di vista dell'esperienza, no? Io sono, mi posso definire un ex gay, nel senso che alla fin fine, come dicevo, sono andato io a chiedere di cambiare il mio orientamento sessuale, e ci ho passato quattro anni buttati, ovviamente, poi posso dire con me stesso. Io ero spinto da un forte disagio, che non era il disagio nell'omosessualità in sé, ma perché io ero convinto che dovevo per forza soffrire nella mia vita se ero omosessuale, e questa sofferenza derivava dal fatto che mi rendevo conto benissimo che nessuno mi avrebbe accettato, i compagni che mi avrebbero preso in giro, i genitori che mi avrebbero maltrattato, e così via. Non avevo idea di come poter costruire una famiglia, appunto quella che prima, no, ci sono persone che dicono ma io voglio una moglie e dei figli, perché io mi rendevo conto che se in Ascoli Piceno, un paesino, ero gay, come avrei fatto una vita normale, no? Non mi sentivo assolutamente capace, quindi il mondo davanti a me crollava. Non ho fatto come Andrea, che magari lui ha avuto un'esperienza normale tra virgolette tra gay e poi è cambiato. Quindi, essendo andato in questa situazione di grande sofferenza subita, però, no? E quindi non originaria dentro di me, da uno psicologo, io mi aspettavo che questo psicologo, col senno di poi lo dico, in quel momento io volevo uno psicologo che mi dicesse sì, ti faccio diventare etero, no? E così è successo. In realtà, col senno di poi, io mi rendo conto che avevo bisogno di uno psicologo che semplicemente mi facesse risolvere le mie ansie, i miei timori, e poi a quel punto capivo io se ero gay, se ero etero, se ero bisex, se ero pansessuale, se ero asessuale o qualsiasi altra cosa, oppure scoprivo che ero transessuale e però non me ne accorgevo. Nel senso che, quello che voglio dire, come l'ha detto anche prima la signora, non mi ricordo come si chiama, appunto, non è che uno psicologo può dirti qual è il tuo orientamento sessuale, ok? Non lo puoi dire a un gay che cerca di diventare etero, non lo puoi dire in nessun caso, no? Quindi il discorso è proprio quello, cioè è la sofferenza che va affrontata della persona, e poi la persona liberamente, per cavoli suoi, senza bisogno di nessuno psicologo, capisce se è etero o se è gay. Ma ci mancherebbe che uno psicologo mi venga a dire se la soluzione di una cosa sta nell'eterosessualità o nell'omosessualità, perché io condivido il fatto che nessuno può dire a un ragazzo no, tu sei omosessuale, sei tranquillo, perché non è un discorso che si fa. Ma attenzione, allo stesso modo non si fa nemmeno in quell'altro senso. Nessuno può venire a dire a un ragazzo ah sì, tu, se tu diventi etero risolvi i tuoi problemi. Ma che discorso è? Non è un discorso che non sta né in cielo né in terra. Tra l'altro, io penso due cose importanti. Prima di tutto, questa pratica di lavorare sull'orientamento sessuale invece che sulla sofferenza di una persona è una pratica priva di fondamenti scientifici, perché c'è sì nella letteratura qualcuno che scrive un libro di qua e di là, Nicolosi, però alla fin fine una pratica consolidata e condivisa da tutta la comunità scientifica su questa cosa non esiste.
Quindi deve essere chiaro che le persone che vanno da degli psicologi a fare questi percorsi sono delle cavie, non sono dei pazienti. E questo secondo me è anche una cosa che deve essere messa in chiaro quando una persona si presenta, perché deve essere chiarito che gli viene proposta a questa persona una cosa che un fondamento scientifico non ce l'ha. Una volta chiarito, poi la persona può decidere ovviamente liberamente come gestire la propria sofferenza e il proprio orientamento sessuale, però gli dovrebbe essere detto, diciamo, che è un'informazione consensuale. Inoltre, a me, appunto, cioè, se veramente dobbiamo stare a discutere sul fatto che sia vero o no che il 99% degli omosessuali vanno da chi promette la soluzione ai loro problemi perché soffrono a causa dell'intolleranza altrui, se veramente stiamo a discutere di questo, io mi stupisco della grande crudeltà che c'è dietro un atteggiamento del genere, perché solo una persona crudele fa finta, ok, che la maggior parte di queste situazioni vengono dalla sofferenza. Quindi a me interessa dire fondamentalmente questo: è vero che fondamentalmente ognuno può fare quello che vuole del proprio orientamento sessuale, però io mi aspetto che nella maggior parte dei casi le persone, quando soffrono per il loro orientamento sessuale, soffrono perché questa sofferenza lo subiscono dall'intolleranza degli altri, da una società che non gli permette nemmeno di poter immaginare il proprio futuro, ok? Perché non ci sono leggi che ti permettono di sposarti, non ci sono leggi che ti permettono di avere figli, e giustamente un ragazzo si spaventa e dice: ma che cacchio farò della mia vita? Si trova il futuro vuoto, sbiancato, e pensa che l'unica soluzione sia quella di a tutti i costi andare a somigliare agli altri, a quelli che hanno una vita normale, facile. Ok? E allora non si devono acchiappare le persone da questo loro sentimento di questa situazione svantaggiata che hanno per promettergli delle cose false, perché tu non puoi dire a una persona che se cambia l'orientamento sessuale smette di soffrire. Questa okay, è crudeltà. Gianmario, va bene. Andrea, io vorrei sapere invece cosa pensi tu un po' della posizione di Alida, che poi bene o male è penso anche su, per certi versi, anche la tua. Ci sono un milione di cose da dire. Inizia dalla prima, sei parte in causa, tu sei quello che ha dichiarato di essere, diciamo, passato da gay eterosessuale, quindi poi tra l'altro una cosa che ha domandato prima un ragazzo è come hai fatto a passare dall'attrazione verso da un uomo all'attrazione verso una donna, e questo magari può essere anche difficile, ed è stata poi anche nelle mail e nelle domande che hanno chiesto anche a me di domandarti a te, insomma, di come funziona, cioè è difficile. Cominciamo dall'inizio e cerchiamo di vediamo se riesco a non perdermi. Certo. Allora, ovviamente ci sono tutte le cose che ognuno di loro ha detto, cioè esistono tutte queste situazioni, esistono le situazioni denunciate da Alida, esistono le situazioni denunciate dalla Via e da Gianmario, esistono una miriade di cose. Una cosa che non ho, come dire, ho trovato un attimo che non ho capito, all'inizio Lavinia ha come dire, dichiarato che lei considerava possibile comunque che una persona nella propria vita, come ci sono persone che hanno una vita da eterosessuale, poi capiscono a un certo punto, magari si sposano, fanno figli e poi capiscono che sono omosessuali, così ci possono essere persone omosessuali che a un certo punto prendono coscienza del fatto che in realtà sono eterosessuali. E quindi mi va un po' in contrasto quando poi afferma che in realtà è tutta una cosa innata. Cioè, allora, se è innata, come funziona? Che c'è un cambiamento da parte di certe persone o verso l'orientamento, verso l'omosessualità, dall'eterosessualità e viceversa? Poi, potrei parlare, fare commenti sull'adozione, su madri surrogate, nel senso che come dire, ci sono, io so, l'ho letto, che il problema delle adozioni è anche che c'è una domanda molto superiore rispetto all'offerta di bambini da adottare, quindi inevitabilmente spesso ci sono coppie eterosessuali e omosessuali che ricorrono a altri strumenti per poter avere un bambino, e questo porta a mettere un attimo a domandarsi: ma io posso fare tutto quello che voglio, cioè io voglio un bambino e quindi
utilizzo tutte le possibilità che ho per poter avere questo bambino. E io mi ricordo anni fa di aver visto un servizio su Report, che possiamo considerare un programma abbastanza cioè sopra le parti, e parlavano appunto di questo, di questa industria delle madri surrogate indiane, e gli esempi che portavano erano, sì, c'erano anche eterosessuali, ma erano anche coppie o omosessuali singoli che adottavano questo modo per poter avere ciò che volevano. L'altra cosa è che nella ricerca che si fa sia sulle terapie riparative sia sui pro e i contro su internet, sì, e sulle dichiarazioni, sulle riviste scientifiche, si trova tutto il contrario di tutto. Cioè non si, c'è una costellazione di dichiarazioni che o sono a favore o negano. È molto difficile capire se gli studi sono di parte, non di parte, se sono fatti bene, non sono fatti male. L'APA si è dichiarato, io vi leggo tre righe, dove si è mostrato abbastanza, non ha dato ancora una cosa definitiva, appunto ha detto: non vi sono studi dei risultati scientificamente rigorosi sia per determinare la reale efficacia o il danno di trattamenti riparativi, e quindi non è, non ha escluso e non vieta queste cose, nemmeno ha detto sì, funzionano alla grande. Poi ci sono diversi ex presidenti dell'APA che si sono dichiarati poi a favore, che hanno denunciato un atteggiamento scorretto da parte dell'APA. Cioè si trova veramente di tutto. Quindi in tutto questo un po' di roba che ci siamo detti, io credo che siamo molto usciti dal tema, nel senso, il titolo è "Cambiare orientamento omosessuale è un diritto". Noi abbiamo parlato di matrimonio, omogenitorialità, di adozioni, di tutto quanto. Ci sono persone che abusano delle proprie conoscenze, delle proprie idee, o usano i propri punti di vista per proporre o imporre una certa visione riguardo all'omosessualità, o riguardo al cambiamento, o riguardo all'affermazione dell'omosessualità. Quello che c'è da chiedersi a priori è se una persona, con tutti poi i problemi del caso, ma se una persona è libera di poter accedere a questo tipo o di terapie o a questo tipo di percorso, e se è possibile, nel senso, possiamo veramente dire io posso avere il diritto dell'autodeterminazione di dire io non mi sento, ho queste sensazioni omosessuali, magari le ho vissute, ma posso cercare di sviluppare il mio potenziale eterosessuale, e questo può succedere senza che sia per forza omofobia, imposto, la religione e tutti i crismi del caso. Poi, riguardo a, come dire, io non ho fatto nessuna terapia riparativa, ho fatto un percorso da una psicologa e ho parlato di tutto tranne che dell'omosessualità, quindi ho parlato di tutti i miei problemi. Poi, quando dopo il cambiamento mi sono anche interessato alla terapia riparativa, perché avevo meno pregiudizi al riguardo, nel senso non mi sentivo più ferito, attaccato da questo tipo di terapia, e ho avuto modo di seguire anche un seminario e di approfondire il discorso, e io non ho visto e non ho avuto la percezione di nessuna cosa imposta, di essere queste persone che siano utilizzate come cavie, che si imponga nulla di tutto questo. Anzi, quello che ho sentito l'ho sentito molto vero per la mia vita, per la mia storia, e l'ho sentito molto corretto. Poi possiamo, come dire, questo non vale per tutti ovviamente, non è che siamo tutti col timbrino, la linea dice la mia famiglia è una famiglia normalissima, io mi sento serena così e non c'è nessun problema, va bene. Ma penso che tutti noi, per qualsiasi cosa facciamo nella vita, ci dobbiamo chiedere il perché e cercare una motivazione, ma semplicemente per un discorso di consapevolezza. Non possiamo dire boh, faccio le cose perché mi sento e basta, perché non funziona. Bisogna avere una consapevolezza un po' più approfondita di quello che siamo e quello che viviamo, e poi trovare le risposte che, come dire, sono vere per il nostro io. Se lei si sente serena così, bene. Io a un certo punto mi sentivo più sereno così e ho visto che c'è stato un processo di cambiamento, ma una cosa che non ho spinto, non è che mi sono obbligato a farmi piacere le donne o roba del genere. Quello che mi è successo è che
succede anche durante magari le terapie riparative, loro non lavorano su un orientamento sessuale e tantomeno fanno un discorso di sesso, perché molto ha poco a che fare con il sesso, l'omosessualità, ma lavorano sulle sofferenze di queste persone e automaticamente per una parte di queste persone succede che, sciolti certi nodi, sciolti certe sofferenze, l'impulso omosessuale degrada, scende fino a quasi scomparire e aumenta l'attrazione verso le donne. Così è successo per me. Io nel mio percorso a un certo punto ho notato come, ammettendo a me stesso che quello che cercavo negli altri uomini era qualcosa che mancava a me, che non sentivo di appartenere, quindi nella relazione cercavo quello, cercavo di prendere qualcosa che io non sentivo, che era la mascolinità, la virilità, piuttosto che tutta una serie di cose. Quando ho messo questo e ho detto questo qua è quindi un falso desiderio che mi sto, come dire, un modo scorretto che ho di prendere una cosa che magari ho benissimo, ho notato come i miei impulsi sessuali, di desiderio, di emozione nei confronti degli uomini diminuivano e a poco anche la mia, c'è stato anche in parallelo una mia rivalutazione delle donne. Io le donne le vedevo come assolutamente una cosa da proteggere, un fiorellino da mettere sotto una campana o qualcosa che mi ansiava molto. Perché? Perché nella mia famiglia il mio rapporto con mia madre mi portava ad avere una forte ansia nei confronti della sfera femminile, del mondo femminile, e quindi non lo riuscivo a tollerare. Quando io sono riuscito a staccarmi da mia madre, sono riuscito a perdonare anche tante cose che non sopportavo delle donne, eccetera, ho cominciato a vedere che provavo anche attrazione per loro. Io non so dire esattamente, cioè dovrei pensarci un attimo, ci prendiamo una mezz'ora e cerco di dare una spiegazione più esaustiva, però fondamentalmente questo è successo, senza che nessuno mi imponesse o che mi obbligassi, che ne so. Quindi è importante. Andrea, che... io purtroppo ti interrompo, è interessante, ti interrompo perché il tempo sta scadendo, abbiamo più di 55 minuti trascorso a parlare, rimarrebbero in teoria 5 minuti, possiamo sforare di qualche altro minuto, però ci tenevo a precisare una piccola cosa, che mi hanno scritto in molti un passaggio sul titolo della trasmissione, perché noi abbiamo scritto cambiare orientamento sessuale si può, oppure cambiare orientamento sessuale è un diritto. Molti mi hanno scritto ma non c'è niente da cambiare, perché alla fin fine un eterosessuale, un omosessuale che va da uno psicologo, oppure un eterosessuale che va, perché, cioè, molti dicono forse è un eterosessuale che in realtà è sempre stato eterosessuale. Molti mi hanno scritto. Comunque, che era quello che questo, poi dicevo io prima, che mi chiedeva comunque, Andrea. Comunque, molti dice forse non era gay, era comunque eterosessuale, cioè non era nemmeno, forse era confuso, comunque vabbè. Insomma, molti mi hanno scritto queste cose, è stato questo il concetto, diciamo. Dice, non è detto che uno che si va a... dice di voler cambiare per diventare omosessuale, per diventare eterosessuale è omosessuale. Può darsi che lui è sempre stato eterosessuale. Magari ha passato un momento di confusione, però in realtà... nessuno, la sessualità, dice, è complicata. Comunque vabbè, io voglio leggervi per concludere, nel senso, ve la leggo e finisce lì, poi decidete voi se commentarlo con un minuto questa cosa. Mi hanno scritto tutti, l'unica persona che non mi aspettavo mi scrivesse è una nonna. Cioè, pensate, mi ha scritto una nonna, praticamente questa nonna ha letto si chiama Nonna Matilde, mi ha firmato anche la lettera, è di Treviso. Dice che ha visto il post di Alida, non la nostra puntata, poi è andata a vederla dopo la nostra puntata, ha letto, diciamo, i commenti e dice così: gentile redazione di Liberi TV, voglio portare la mia testimonianza di nonna che ha visto la propria famiglia imporre a mio nipote una sessualità che non gli appartiene. Giorgio aveva 28 anni quando decise che era meglio farla finita, ed ancora mia figlia non riesce a spiegarsi il motivo. So per certo che è dipeso dal fatto di averlo obbligato a seguire le sedute psicologiche che lo avrebbero curato, ma gli unici a doverlo essere erano loro, i genitori. Il mio rammarico è di non averlo potuto aiutare. Mi avevano vietato di vederlo perché avrebbe impedito la guarigione, l'ha scritto tra virgolette. Credo che per rendersi conto del male di averlo, per rendersi conto del male bisogna vederlo con i propri occhi. Le teorie riparative lo sono proprio perché sono teorie. E vi ringrazio di averlo fatto vedere a tutti.
quando ho visto il video di Alida ho pensato a quanto illusi, dice lei, siano questi, ma mi sono ancora più affranta quando ho ascoltato le parole di questo ragazzo Andrea, che ha tutta la vita davanti. A lui dico: non perdere la speranza, l'amore esiste e a volte non è facile, non c'è nulla da guarire, mostrate a tutti questa cosa, mostrate a tutti di cosa sono capaci, del male che fanno quando parlano di scienza e confondono la fede di Gesù Cristo. Grazie per avermi ascoltata, vorrei che questa lettera fosse pubblicata o comunque letta in trasmissione, non ho potuto salvare Giorgio, spero che qualche altro nipote mi ascolti, non c'è niente da guarire, da cambiare, la parola di Dio è amore e dal suo cospetto siamo solo anima senza sesso. Nonna Matilde Treviso, e ha messo anche il cognome ma non lo leggo perché non ho la liberatoria per poter leggere il cognome. A questo punto io voglio passare la parola ad Alida, che ha, diciamo, scatenato la lettera della signora, un minuto o due per rispondere e poi passiamo la parola agli altri. Buona, alla nonna voglio dire che Andrea è felicemente fidanzato da 3 anni e credo che non cambierà mai, ho conosciuto anche la sua ragazza e sono una coppia stupenda, perciò di stare pure tranquilla che può andare in avanti bene con la sua vita. E poi a tutti, io penso che è emerso in questa discussione una cosa importante, che sia Gianmario, sia Lavinia, e tutti hanno detto la stessa cosa, che è importante che venga ridato agli specialisti la possibilità di valutare questi ragazzi, e perciò che tolgano quei divieti che hanno messo, che tra l'altro sono stati messi contro la legge. E anche l'app è contro queste cose, perché si oppone alla distorsione di dati scientifici circa l'omosessualità da parte di organizzazioni che cercano di influenzare l'opinione pubblica e assumere un ruolo guida. Allora io vorrei sapere chi è l'associazione che ha assunto un ruolo guida, che su quali dati scientifici ha portato a impedire a tutti gli psicoterapeuti di interessarsi dei ragazzi, perché non c'è nessuna prova scientifica, l'APA stesso lo dice, e come mai loro hanno bloccato tutto. E di rendersi conto a tutti questi psicoterapeuti che hanno sulla coscienza un mucchio di ragazzi che si suicidano, che li lasciano andare là, e come dice Gianmario, dice sono cavie, non sono cavie, sono cavie all'inizio, ma finché non si daranno la possibilità agli specialisti di valutare, di guardare se esiste una possibilità di provare tante tecniche, tutti siamo cavie, anche nel cancro siamo stati cavie, in qualsiasi cosa siamo stati cavie, cioè date la possibilità, aprite le porte ad aiutare questi ragazzi a ascoltare veramente il loro desiderio, se viene dall'omofobia, se viene da quale altre cosa. Quanti giovani adolescenti, se date una possibilità, potete salvare? Quante vite? Allora dico, in Italia fate una cosa speciale, visto che la Russia ha bloccato tutto, l'America è partita, tutto ha aperto omosessualità da tutte le parti, facciamo una cosa, una via di mezzo, cerchiamo di trovare un equilibrio tra tutto, che secondo me si arriva a trovare la cosa migliore per tutti. Ecco, tutto quello che volevo dire. Adesso la parola no, va bene, Alida, passo la parola a Lavinia velocemente, ti prego Lavinia, perché il tempo scorre. Sì, innanzitutto volevo precisare una cosa che ho detto prima ad Andrea. Io, quello che dicevo io, che poi sta anche col discorso di lì adesso, è proprio non che si può cambiare la sessualità, attenzione, io ho detto proprio perché la sessualità è innata, che sia eterosessualità, omosessualità o bisessualità, proprio perché è innata non si può cambiare, per questo sono contro le derivative, perché quelle sono posti in cui vengono spinti i ragazzi che sono spinti a cambiare per la società, quindi imponi dei limiti a una cosa che sei, che non cambi ma limiti. Discorso diverso sono quelle persone che hanno delle esperienze eterosessuali nella loro vita e poi riscoprono in realtà pian piano quanti anni servono, alcuni servono 13 anni, ad altri ne servono 60 di vita per riscoprire la propria sessualità e vivere la propria sessualità a pieno. E questo avviene da eterosessuale ad omosessuale, come da omosessuale a eterosessuale, ma lì non si tratta di cambio di sessualità, si tratta di riscoperta della propria sessualità, che è ben diverso. Cioè io ho una certa sessualità che può essere stata influenzata in un modo o in un altro e che pian piano crescendo nella vita io
mi rendo conto di quale strada abbia. Questo è diverso da dire che posso guarire, cambiare o aggiustarmi. Come non è affatto vero che queste teorie riparative non hanno niente a che fare col sesso. La signora Lida nel video precedente, come questa sera, ha parlato di ferite causate da particolari pratiche sessuali. Nel video delle Iene, in quella seduta, si parlava di pratiche sessuali sporche come la sodomia. Cioè, queste cose sono sempre in mezzo, è inutile nascondersi dietro a un dito, sono tantissimo basate sulla sessualità. Fatto sta che quando se ne parla quasi sempre solo al maschile. Ci sarà un motivo, perché la sessualità fra due uomini alla gente fa molto più impressione che la sessualità fra due donne. E non è un caso questo, se non si parla mai di pratiche sessuali particolarmente astruse fra le donne, e per gli uomini sì, c'è sempre un problema con la loro sessualità. La signora Lida, che parla di associazioni che influenzano i suicidi, un'ultima cosa e chiudo. Signora, le associazioni tentano di evitare i suicidi proprio permettendo alle persone non di essere spinte a cambiare, ma di avere uno psicologo formato, non che le porti a fare le teorie riparative, ma che le porti a sedersi a una sedia, analizzare se stessi e capire che cosa si è, non cambiare cosa si è, che è ben diverso. Le teorie riparative ti mettono davanti una persona e ti dicono: ok, questo ha cambiato, lo cambi così. Uno psicologo, che è una persona seria, che fa quel suo lavoro come deve, ti mette e ti dice: cosa senti, perché lo senti, cosa sei, e lo decidi tu, non ti viene imposto, non vieni cambiato. È a questo che si mira come associazioni. No, mi va bene, Lavinia. Va bene, Alida non è d'accordo. Io passo la parola a Gianmario Felicetti. Breve, ti prego, Gianmario. Sì. Cerchi di essere sintetico, perché poi mi interessa molto il chiudere con Andrea e poi ci congediamo. Assolutamente. Io dicevo di andare dagli psicologi, soprattutto perché poi sono delle persone che, se sbagliano, e tanti psicologi sbagliano perché fanno le cose un po' in malafede, come quello che è capitato a me, allora in quel caso magari è più facile che paghino davanti alla legge, perché è vero che la situazione di Andrea, come la descrive Andrea, è lecita, però è anche vero che a me lo psicologo doveva dire tutt'altro rispetto che dirmi che se cambiavo orientamento stavo meglio. E detto questo, io lancio più che altro un appello, cioè se ci sono delle persone, dei ragazzi, delle ragazze che sentono di dover andare da uno psicologo per via delle sofferenze che loro associano all'orientamento sessuale, se volete andarci andatevi, perché nessuno può dirvi cosa fare, però di sicuro conviene sempre prima di tutto cercare più di uno psicologo per capire effettivamente quello che più secondo voi vi racconta le cose giuste che fanno per voi, e soprattutto di andare non solo dagli psicologi ma anche di andare in un'associazione gay, perché potrebbe essere quella che magari vi aiuta a capire meglio cosa volete o farvi un'idea su che cosa sia l'omosessualità o essere omosessuali, piuttosto che anche vedere materiali con contenuto sessuale esplicito può essere utile per rendersi conto semplicemente se una cosa ti piace o no, perché non c'è niente di male e il sesso etero è tanto bello tanto quanto il sesso omosessuale. Quindi diciamo bisognerebbe sentire più di una campana e anche procedere su più livelli per capire molto semplicemente quello che probabilmente riusciamo a facciamo un po' di resistenza, così, tutto qua. Perfetto, Gianmario. Andrea, io concluderei con te. Ti sei fatto un'idea generale di tutta questa puntata di un'ora e sei minuti, delle risposte che hanno dato? Concludi tu come vuoi. Che una cosa, quando mi si dice magari sei stato sempre eterosessuale, poi sei stato confuso e sei diventato omosessuale, poi in realtà sei sempre stato eterosessuale, c'è da chiedersi allora, perché può essere anche una possibilità, quante altre persone sono state condizionate perché gli è stato detto le tue sensazioni che hai e perché sei omosessuale, se sei omosessuale sei nato così. E non, io non mi sono posto molte domande, non è che tutti quanti abbiamo tutti i soldi da poter, la voglia di andare da degli psicologi, da andare uno o due psicologi per poter fare le sedute eccetera. A me quando mi è stato detto se lo senti, io ho guardato materiale pornografico e sicuramente non mi ha aiutato, perché ha soltanto fissato dentro di me certi meccanismi mentali, certi, come li definisce Alida, circuiti neuronali, ma che non li definisce lei, li definisce la neuroscienza. La cosa è appunto riuscire a poter
fare un discorso così sopra le parti da poter permettere alle persone di veramente capire sul serio qual è la, dove sta la verità, perché si parla di amore, 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 ma l'amore è anche, cioè, deve andare a braccetto con la verità, perché se no c'è qualcosa che non funziona. Questo lo si diceva anche in altre sedi: libertà e verità devono andare a braccetto, perché non è che possiamo essere liberi di fare quello che vogliamo e fare quello che sentiamo, bisogna anche cercare di andare un po' più a fondo e vedere dove sta la verità. Poi... E con questo, io a questo punto ti... Vabbè, qui dice in costante... Vabbè, Tanno... No, vabbè, no, 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 questa non la posso leggere. Niente, mi hanno scritto una cosa che non posso leggere. Comunque, siccome Andrea ha concluso con la parola libertà, io concludo dicendo Liberi TV è liberi spazi di parola. Quindi, in questa web TV... possono parlare tutti, tutti si assumono la responsabilità di quello che dicono, di conseguenza chi ci ha tacciato in questo periodo di aver dato spazio a voi, agli altri, pensate, noi diamo spazio a tutti, l'importante è assumersi le proprie responsabilità di quello che si dice, liberi spazi di parola significa questo. Io quindi ringrazio Andrea che ci ha dato il suo contributo personale, Gianmario Felicetti dell'Associazione Radicale Certi Diritti e come dicevamo prima coautore del libro Certi Diritti che le coppie conviventi non sanno di avere, Lavinia Durantini che è presidente di EOS Arcigay Cosenza e che ci ha dato il suo contributo sia come presidente che come parte in causa. E ringrazio anche Alida Vismara che ci ha dato la sua visione della situazione, ci ha dato la possibilità di discutere di un tema che sicuramente è un tema dibattuto. E nulla, vi do appuntamento sulle frequenze di liberi.tv e vi do anche appuntamento in future trasmissioni, perché comunque non credo che la finiremo qui. Grazie ancora, io cedo la regia, cedo la linea a Donato Volpicella che è la regia e vi ringrazio ancora per aver partecipato a questa interessante trasmissione. Grazie a tutti. Grazie a te. Grazie. Buonasera. Ciao a tutti. Buona serata. Buona serata a tutti. Ciao.